andiamo ora ad Acerenza, dove la Giunta ha deciso di destinare alcuni locali di proprietà comunale adiacenti la Torre Saracena ad un privato che realizzerà una galleria d'arte destinata ad ospitare personali di artisti accreditati a livello internazionale, una sezione contenitore di arte sacra. Il centro acheruntino si configura così sempre di più come città della cultura, come ci ha confermato i nostri microfoni il primo cittadino Rossella Quinto. Ad Acerenza abbiamo, noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di concedere dei locali appunto di proprietà comunale ad un privato che realizzerà un progetto secondo noi molto bello, culturale, artistico, e sarà una galleria d'arte, in particolare opere di arte sacra, quindi con relativo studio iconografico, quindi è una persona impegnata in questo, che si occupa di questo da tantissimi anni, anche se molto giovane, è il dottor Agnello Ertico. E noi siamo ben contenti appunto di intraprendere questo nuovo cammino insieme a lui, perché stiamo cercando di improntare la nostra azione amministrativa soprattutto verso la cultura, l'arte in particolare, quindi Acerenza, città della cultura.